Biden e Putin, summit virtuale in corso. Ucraina, carri armati russi sul confine. Il vertice tra il presidente americano e l'omologo russo è iniziato con cordiali saluti. Tra gli argomenti che saranno trattati ci sono le tensioni con Kiev. Ma nello stesso momento forze militari russe sono sulla linea di confine ucraina. Washington, 7 dicembre 2021. In corso il vertice virtuale tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l'omologo USA, Joe Biden. Putin è collegato dalla sua residenza di Sochi, mentre Biden dalla Situation Room della Casa Bianca. La foto del summit virtuale è stata diffusa dal Cremlino, il presidente russo a capo di un lungo tavolo con la bandiera russa alle spalle. Da uno schermo piazzato in alto dalla parte opposta al tavolo appare l'immagine da Washington del presidente degli Stati Uniti. Biden ha subito detto a Putin: "Felice di rivederti", sorridendo. "L'ultima volta non siamo riusciti a vederci al G20, spero che la prossima volta ci incontreremo di persona", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca. Putin ha risposto: "Buonasera, signor presidente". Intanto al confine tra Russia e Ucraina, quando proprio le tensioni della zona saranno uno degli argomenti del vertice, dopo le truppe stanno iniziando ad arrivare anche carri armati e squadre di cecchini russi. Lo ha denunciato, poco prima che iniziasse il vertice virtuale, il Ministero della Difesa ucraino, che parla di una provocazione proprio sulla linea di contatto nell'Ucraina orientale, fatta per far reagire le forze militari di Kiev, creando un pretesto per una possibile aggressione russa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha commentato. Secondo Kiev, inoltre, Mosca sta addestrando nelle province separatiste del Donbass i ribelli, e starebbe anche rafforzando le loro unità con nuovi pezzi d'artiglieria e mezzi armati. Fonte: quotidiano.net.